Sia che si parli di agonismo che di pesca ad ore, uno degli ammi che utilizzo di più e che mi sento di consigliare è l'ultimo nato in casa Gamakatsu, ossia l'amo 708N. Un amo storto, caratterizzato da numerose pieghe che, oltre a favorire la rotazione dell'esca, consentono ad aumentare l'efficacia di ferrata. Oltre a tutte queste pieghe, l'amo 708N si caratterizza per un angolo a gomito alla base della punta, particolare piuttosto difficile da realizzare a livello produttivo e che ha la funzione di fermare l'esca, evitando quindi che scenda troppo a garanzia di una rotazione ottimale. Inoltre, punta bassa, allungata, inclinata verso l'interno e microardiglione piccolo fanno dell'amo 708N un amo molto efficace in fase di ferrata. Si tratta di un amo realizzato in A1 Hard, un materiale in acciaio e tungsteno che ha quindi una elevatissima resistenza. L'ultimo particolare di questo amo è il VEAD, ossia un particolare disegno Gamakatsu che interessa il fronte della paletta, dove c'è un solco a V, utile a tenere fermo il filo davanti evitando che scorra al dietro, e una particolare zigrinatura del gambo che tiene le spire ben disposte sul gambo stesso. Utilizziamo quindi un amo della misura 8 per l'innesco di una camola singola cucita in un modo molto rapido e allo stesso tempo efficace. Si inizia passando l'amo appena dietro la testa della camola e si fa uscire davanti. Dopodiché si ripunta immediatamente poco sotto e si sale fino a poco prima, uscendo con la testa dell'amo poco prima della coda della camola. Infine si fa salire la testa della camola sopra la paletta dell'amo e questo è l'innesco.